E ci siamo ragazzi, cambio di ruoli, cambio di cappello, Nagi versione timido, con Kirby, il funghetto e tutti gli altri, ci siamo ragazzi. Sarà una conferenza molto spettacolare tra... Siamo fan di Assolutamente. Nintendo, non si capisce, non No, si capisce per niente, ma per che sta niente proprio. guardando Allora, innanzitutto, prima di cominciare a presentare i vari commentatori, social, man e tutto quanto, ringraziamo i nostri partner, ossia TT per le magliette che i nostri, anzi pure io, stiamo indossando, e Red Bull per darci la carica per commentare Zelda e compagnia bella, e Gigabyte, ovviamente FK Store che siamo qui, VMag, E direi VR, anche Corsair. Corsair per le cuffie che stiamo utilizzando e basta. E Sono dei cominciamo, cuffie, questi sono. cominciamo a presentare. Allora, salve a tutti, sono Andrea da Melone per gli amici. Scrivo su VMag e sono onoratissimo di fare questa live di Io Nintendo. Io sono Gianzo, mi avete già visto alla conferenza EA e in questa veste sono affamatissimo di notizie Nintendo, Io Game Legends. voglio essere presentato da Nagy. Il nostro incommensurabile Marva di Game Legends. Esperto Pokémon, esperto Nintendo, esperto tutto. E ovviamente dalla parte social con un cappello bellissimo. Anche se il cappello in realtà non c'entra con Nintendo, però ancora, ma ancora, ancora, ma basta. Sono Xenom di Game Legends che sono sempre e più Nintendo Sonic. commenterò con voi, farò domande, cioè fateci domande, io le esporrò ai nostri esperti, speriamo che vi sappiano rispondere. E in regia ovviamente abbiamo ancora il nostro Leon, anche lui che non è assolutamente fan di Zelda, vero? Tu non stai aspettando No, Zelda, ma poi vero? lui Ovviamente non lo no. vedete, ma lui è vestito da principessa. Allora ragazzi, prima di cominciare, aspettative una alla volta, cosa aspettate con ansia? Cominciamo Lasciate da Zelda che Marva tanto già che si sa. corri Dico innanzi. io? Lo sai Mega già. Evoluzioni come se piovessero oggi, così Ok. me le devono far E qual è piovere la tua adesso. preferita? Che, anzi, secondo te quale. Io voglio vedere Mega Slowking, E perché, vai. abbiamo visto Mega Gardevoir, la sua controparte Mega Gallade, abbiamo visto Mega Slowbro, e mo non lo vogliamo vedere un Mega Slowking tutto col cappello nevissimo. Io ovviamente siamo qui soltanto per il tizio che sta campeggiando sullo screen d'attesa Nintendo. Ah, Super E Mario, giusto? no, solo Nintendo poteva decidere di accontentarci portando un solo gioco e gli altri lasciarli un po' così. Sì. E quindi diciamo Zelda tutta la vita e Un solo finalmente gioco, in teoria, un il solo gioco gioco. attivo. E secondo me è andata proprio così. Dall'anno scorso hanno solo imparato, vabbè, che gli vogliamo far fare per le E3 quest'anno? Beh, portiamo Zelda, il resto no, vabbè, nient'altro, portiamo solo Te Zelda. invece? Io pure, diciamo, non è che mi posso distaccare dall'opinione del mio Io collega. invece mi distacco, mi dissocio e Però voglio vedere Paper Mario. Paper Mario. Ci Beh, ci sarà, potrebbe ci dovrà essere essere Paper Mario. però chissà, magari ci Kirby, ma possono l'hanno essere altri outsider. fatto, magari diranno nuovo Kirby, così piango, Sì, c'è così un nuovo Kirby, c'è un diverso. piango in diretta insieme a lui, però vabbè. Ragazzi, Ma anche magari Damiano forse ha qualcosa tu, di nostro Damiano. social guy. No, io vabbè, anch'io voglio Zelda, lo esigo, tanto ci sarà per Lo forza. esigo. Però io voglio una data di Zelda NX, che sarà il primo gioco di lancio, e quindi magari abbiamo anche la data per NX. Ora, NX che non è che presente non sarà oggi, presente quindi fisicamente, non non confondere i già confusi no, vabbè, NX utenti. sappiamo che non ci sarà. Però magari Però rivelerà. magari ci dice il 22 marzo esce Zelda per NX con NX. Sì, magari sveleranno qualche Quindi, cosa, e quindi però non ti controller. svelano l'NX, ma ti svelano che l'NX sta con Zelda. Beh, è geniale. Ma che già hanno detto che La sarà un titolo di Nintendo. lancio, quindi perfetto. Date Nintendo. Magari fanno vedere il logo di NX, per ora è rimasto Ufficiale, ancora NX. nel mistero, avvolto Però nel mistero. già in realtà il primo gioco per NX già è stato annunciato, ragazzi. Sì, Just quello c'è. Dance. Just Dance è il primo Facciamo titolo un per NX. applauso. Applauso Facciamo un alla applauso. Ubisoft che è salita sul treno dei Quindi sappiamo vincitori. che non saprà giochi, Sì. No, il gioco Ma proprio. più che altro, ma se per sbaglio nell'NX dovesse uscire, io lo butto lì, lo so che è un gioco che è invecchiato male, però quanto sarebbe bello giocare un Super Mario Sunshine 2! Due, ma Quanto magari. sarebbe Beh, bello! no, sarebbe bello. Sarebbe bello, però non credo vedremo. Oh, No, attenzione! Eccolo qua. Attenzione, si inizia. Ecco Reggie. Prima di cominciare, ah, ovviamente l'omaggio alle vittime di L'omaggio. Orlando. Sì. C'è da ricordare che era una grande fan di Nintendo e per questo motivo, diciamo, Nintendo ha deciso di omaggiarla dalla prematura scomparsa.
E ci siamo, ragazzi. Sì, ci sta facendo classica insomma... Nintendo Difference. Esatto. E quindi, come hanno portato sempre portato avanti nuovi contenuti sempre differenti, anche quest'anno non sarà un anno differente. Quindi quello ci vedremo, vedremo un po', sarà appunto tutti i nuovi contenuti che ci vedremo da qui all'arco del prossimo anno. Mm-hmm. Hanno già parlato della Nintendo Treehouse, che sarà la componente principale di queste tre. Di queste tre, che certo. Che sta, diciamo, venendo ultimata ancora adesso, prima di aprire. Eccolo. Eccolo, si è già parlato di Zelda. Oh, un format, un nuovo format per Zelda. Ovviamente si parla del primo Zelda, delle modifiche del primo Zelda. Ecco un primo sguardo. Oddio, attenzione. Ecco. Ragazzi, Zelda Breath of the Wild. Mentre stavamo vedendo il video, tutti quanti i commentatori erano estasiati. Opinioni a caldo, Marva. Allora, il gioco è fenomenale. Sinceramente, l'unica pecca che vedo è la scelta di questo del colore che adesso hanno scelto. Cioè, non riuscivo bene a distinguere gli elementi, e quando mi distingui c'era questo bordo che secondo me non era funzionale, però se proprio uno deve andare a cercare un... Mari, analizziamolo dopo e continuiamo a sentire cosa ci dice lei. Diciamo, sta parlando del fatto che questo mondo ci farà sentire effettivamente vivi nel gioco, cioè un mondo che vive insieme a noi.
This is easily one of the biggest experiences ever created by Nintendo. Sì, ovviamente una tra le esperienze migliori e più grandi di Nintendo. È anche una grande scommessa da Nintendo, perché abbiamo già visto un paio di cose che poi magari ne parleremo. Sì, però avremo tempo a disposizione per discuterne dopo. Nessuno qua dentro alle 3 sarà in grado di esplorare tutta la demo disponibile, che ricordiamo di essere di 90 minuti, penso, no? Sì. In futuro si parlerà molto della storia, si conosceranno più dettagli, però per ora ci è stata fornita questo video. Sì. Perché quindi sì, dovrebbe il massimo divertimento sa quando potremmo provare il gioco noi stessi. Forse passiamo ad altro. Ok, adesso Pokemon saranno Pokémon probabilmente il nuovo capitolo. Eccoci. Ricordiamo 18 novembre 2016. Novembre 18. No, però in Europa uscirà il 23, eh. In Europa uscirà il 23, ricordiamolo. Poplio for the win. Penso che si riferisca. Ah no, sì, agli start. Lit and Forever. No, io Poplio. We figured there was no one better equipped to answer those questions than the two key developers of the game itself. Attenzione. Gli sviluppatori di Pokémon. Ok. Sono... Grazie Florindus per averci messo il follow. Speriamo buona visione. To show you what it's like to start as a Pokemon trainer in the first ever live gameplay demonstration. Attenzione, la prima dimostrazione live del gioco di Pokémon Sole e Luna, live di Marva 3000. Take it away, Sam and Terry. Marva, qui è tocca a te. Commento tecnico durante la demo. Io devo vedere, non posso dire niente adesso. Però ovviamente l'emozione è alta, sì, perché dovranno dimostrare questo nuovo capitolo di Pokémon. Sì, cioè è un titolo mai visto prima. Diciamo che l'acqua, il muoversi nelle isole ha fatto sì che Tentacool Confirmed sicuramente la paura di Zubat sarà sicuramente inferiore rispetto a quella dei Tentacool. Però è sicuramente interessante perché è un'esperienza nuova. Che adesso, scusate se non possiamo tradurre il giapponese, ma ancora non abbiamo imparato. Però comunque sì, sono d'accordo con loro. Qui faremo una traduzione in diretta proprio, eh? Se vediamo il traduttore che dice. So this is the 20th anniversary of Pokémon. Certo. Stanno già pensando al futuro di Pokémon, perché naturalmente secondo me, un piccolo parere, questo è un gioco comunque che succhia davvero tutte le energie del 3DS, perché già abbiamo visto già comunque X e Y prendeva veramente parecchie tante energie. Qui ancora con questo miglioramento grafico se porterà il Nintendo. Ho visto pure proprio nelle battaglie, in pochi video che ci sono stati, qualche... Attenzione, cose artistiche, Marva 3000. Video. Un video? Un video? Sì, fateci vedere il video, please, right now. Right now. E andiamo di video, ragazzi. We'll be right back.
All right, so there's a lot for us to talk about just from the footage there. The first thing I'd like to actually ask you is if you could tell us a little bit more about the background of why you went with Sun. Innanzitutto ringraziamo It's Deniz per averci messo il follow, grazie mille e buona visione. Non abbiamo visto nulla di nuovo per il momento. No, abbiamo visto un'interazione nella battaglia tra le animazioni. Sì, quello l'avevamo già visto. Il pezzo in cui Rowlet gira la testa verso l'allenatore, secondo me fino adesso è una delle animazioni migliori. Sì, vorrei insomma ricordare a tutti che Rowlet insieme a Bulbasaur, la conversazione che abbiamo avuto, sono gli unici due starter che fin dal primo stadio hanno il doppio tipo. Bulbasaur ricordiamo come erba veleno e Rowlet è erba volante, quindi hanno voluto anche reinserire, secondo me è giusto, perché far diventare un po' un volante al secondo stadio sarebbe stato inutile come scelta. Comunque per adesso abbiamo visto anche la scelta di tipi, che il leggendario di sole è psico-acciaio, invece il leggendario di luna è fantasma psico, quindi secondo me le scelte che uno voleva aveva in mente dei tipi sono sicuramente giustificate in base poi alla storia, perché comunque di media tutto è sempre correlato alla storia che uno poi va a giocare. Pensi che la scelta del leggendario di sole non fuoco potesse essere condizionata al fatto che ci sono effettivamente tantissimi leggendari di fuoco? In realtà lui è l'unico leggendario che condivide quel tipo, perché anche Jirachi è acciaio psico. Sono gli unici con cui due Pokémon leggendari che condividono questo tipo. E oscurità fantasma psico non mi pare ci sia, perché se non ricordo mai l'unico altro Pokémon fantasma era Ghiladina, che condivideva il tipo drago, se non erro. Quindi e il leggendario di luna avrà la mega abilità come quella di Mega Dragonet, quindi se è full life riceverà il 50% di meno abilità, molto importante, perché se poi questi Pokémon verranno inseriti nel competitivo, comunque. Quindi mi raccomando, aspiranti competitori dei Pokémon, segnatevi queste chicche di Marva, perché... Sì, vabbè, poi diciamo che chi usa il competitive dei Pokémon sicuramente sono quelli che poi mi hanno istruito, quindi un saluto a tutti, soprattutto a Dario Cioffi. Però ecco, insomma, sicuramente quest'anno col rientro dei leggendari ho visto giocare Xerneas, Mewtwo, insomma è stato davvero interessante. Adesso parlando appunto dei leggendari. Stanno parlando di un altro leggendario Pokémon leggendario. X e Y, che in realtà sono le forme di Zygarde. Sì, il cane di Kyashan, il Megazord. Effettivamente è un po' strano quel Pokémon. Sì, questa è la forma perfetta, mi sembra. Se volete potremmo approfondire su YouTube in una rubrica apposita, comunque nel dubbio, riguardante Pokémon. Insomma, per ora i nostri colleghi parlano in giapponese, purtroppo. No, diciamo che però per chi magari non ha seguito recentemente è stato fatto un breve riassunto a 360 gradi di ciò che è stato mostrato fino ad ora. Eccolo qua. Ed ecco qui la formula completa. Beh, quello sembra un cane dell'inferno. Veramente. È bellissimo. Solo che è verde. È il cane. La forma completa ha un attacco spettacolare. Bello, bello. La forma completa è veramente. Piace tantissimo. Secondo me è anche un po' strano affiancarla a un Pokémon. Sembra. Un Digimon. Sì, sembra un Digimon. Però ovviamente qua. Diciamo che la forma completa, però io vi farei un po' analizzare i colori che ha, perché comunque ha sulle sue parti rosso e blu, che il rosso è il colore uno dei due che prendeva il Pokémon di Y, mm-hmm. E il blu invece era il cervo di Xerneas, è il cervo di X, quindi Xerneas. Quindi comunque nella scelta secondo me hanno voluto come al solito far sì che il terzo leggendario sia pure quello. Ma torniamo a vedere la regione di Alola. Ecco, qui vediamo, insomma, secondo me quella lì al centro sta scendendo la Lega Pokémon, c'è questo presentimento. Ma guarda un po', Però non è detto, in realtà. Non è detto. C'è soltanto uno stadio, secondo me. Beh, potrebbe essere anche comunque la parte quella che sblocchi dopo, sai. Sì. Potrebbe anche essere la parte social online per andare a fare le battaglie. Sì. Lo stadium online. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Sicuramente qui un mega Latios o Latias ci vedrà. Sì, questo dicendo appunto è questa. È una regione collegata. Intanto Leon ci mostra un dito a caso. Così. L'ha calcato Shiny, sicuro. Soprattutto. Sì. La mano libera è difficile. Ah, certo. Beh, però comunque, insomma, il Pokémon più forte, più bello del mondo. Io intanto per caricarmi, perché tanto tra poco qualche bomba la tireranno fuori, spero. Io prendo una bella Red Bull. Quindi sputerai fortissimo in là. Mamma mia. Voi volete qualcosa, ragazzi? No, grazie. Darvi un po' di carica? No, grazie, io l'ho già preso. Andiamo dopo. Andiamo dopo.
Comunque, ecco, diciamo. Sulle luna, vediamo un po' se ci svelano qualcosa. Vediamo ancora i tre starter. Qual è il tuo preferito? Già lo so io. Poplio. È ovviamente. Il tuo già è il mio Rowlett perché. Ma io preferisco Poplio. Io invece Litten, Team Litten, Team Gatto, Poplio Green, dai, Comunque sembra un design molto semplice. Beh, la Nintendo è tornata nelle generazioni con un design semplice, ma in realtà il design più distaccato che è stato nella terza generazione, c'erano molti Pokémon appuntiti. Lo stesso Zigzagoon penso sia l'esempio più calzante, però secondo me aggiungere delle punte a quel design che veniva da un design comunque che si è evoluto negli anni, perché secondo me il distaccarsi anche al design di rosso, blu, argento e oro era comunque un design realizzato insieme, perché noi sappiamo che tanti dei Pokémon di oro devono essere insieme dopo. L'associato vuole intervenire? Ragazzi, vi chiedono qual è il vostro Pokémon preferito. In che senso? Del gioco o Sole e Luna o in generale? Di Sole e Luna sono stati mostrati pochi. Penso ne abbiamo 5 Sole e Luna. Vai, allora, il tuo Pokémon preferito. Il mio Pokémon preferito in generale è difficile da dire, però fammi pensare Blastoise. E beh. Ah no, io vado invece con quello della seconda generazione e dico Ferraligatr. E io dico Venusaur. Io invece vado sul classico Charizard Forever. E i nostri Alzand finge Ferraligatr. Che è uno dei più belli anche. Beh, Ferraligatr è un Pokémon molto bello, dai, dipende anche, perché comunque ancora non si è visto un Mega Ferraligatr, sicuramente sarà uno dei Pokémon più aggressivi, però vorrei ricordare che Mega Blastoise ha tre cannoni, quindi... E vince solo con tre cannoni. Cioè. E poi questi sono l'eroe e l'eroina. Sono uscite leggendarie, ovviamente non a noi, alla Nintendo, quindi... Certo. Vediamo se riuscirà anche il terzo leggendario. Beh, sappiamo che in questo Pokémon Sole e Luna l'eroe e l'eroina avranno anche un set di personalizzazioni decisamente più elevato anche rispetto a X e Y, sì, da come si è capito. In X e Y c'era tutta la parte di customizzazione del vestiario, sì. Quindi non c'era così grave. Diciamo è un po' più verso i GDR attuali, sì, no? Sì. Dove tu ti puoi scegliere l'avatar. Tu, Emanuele, l'idea che ci Charizard il tuo preferito, sì, è anche il nostro amico Nadig 1989. Grandissimo, Team Charizard, anzi Team Fire. Vabbè, io comunque ci dicono, ma com'è possibile che vi piace Venusaur? Chi ha detto Venusaur? Andrea. Perché Venusaur? Ma perché io ci sono cresciuto, mi è sempre piaciuto, l'ho sempre utilizzato come Pokémon. Comunque se posso alzare la mano, basta dire un Pokémon che penso accontenti tutti quanti, Mewtwo. Mewtwo, esatto. Mewtwo, Mewtwo. Dici Mewtwo, che è come sparare un po' sulla croce rossa. Devo dire che in realtà io anche Jigglypuff mi piace molto. Perché tu lo giochi a Smash, però. Sì. La maledetta combo che ti fa addormentare, guarda. Beh, personalmente anche comunque apprezzo il design dei due nuovi Pokémon che hanno annunciato. Il Koala, che secondo me avrà un'evoluzione sempre legata al tronco, è molto carino. E poi vabbè, il cagnolino carino. Attenzione. Ragazzi. Inizia il gameplay. Sembra veramente una grafica abbastanza aggiornata, accattivante. Molto accattivante. Una bambola di Pikachu. Ci si può muovere. Vediamo la classe, la Wii U sempre comunque lì. C'è sempre una... Vabbè, però nella sua serie di Pokémon c'è sempre stato un... Certo. Diciamo, il Meo, attenzione, Meo confirmed. Allora me lo posso prendere? No, è il Pokémon della mamma, vabbè. Come l'80% delle famiglie in Pokémon si sono da sparire lì. Potresti anche camminare, infatti sarebbe, però noto pure che il movimento è libero, nel senso... Sì, però fa realmente ridere che cammina così. Ho capito. Non vedo l'ora che si perdono le scarpe da corsa. Mi sarei percorso 1. Sono curioso di vedere come... Ma non puoi andare nell'erba alta, stolto. Come verrà implementato. Il professor Rock sarebbe realmente arrabbiato con te. A me farebbe piacere capire come... Viene ingaggiato in battaglia, perché lì c'è una Pokéball. Lì c'è una Pokéball, mo la andrà a prendere. Ma forse hanno già visto il Pokémon, probabilmente sì. Vediamo chi avranno scelto. System.
Lediba. Attenzione, no. Lediba. È una regione proprio piena. Madonna, hai visto? No, vince lui. Livello 6, quindi vuol dire che ha già sconfitto il rivale, eh? Sì, perché sì, è vero, il primo è vero, livello si ottiene dopo la sconfitta il rivale. Ricordiamo qui posa, il rivale, posa, ricordiamo qui rivale, non è un rivale, ma è un amico, insomma, è un... Beh, Lediba, diciamo, è un bel Pokémon un po' useless in generale. Dici, quale sarebbe il Pokémon perfetto per iniziare subito ad affiancare a Poplio? Dovrei vedere, perché in realtà non sono neanche i nuovi tipi, però di media il primo, sai, il tipico Raticate, no, il normale Rattata, il normale stupido, in realtà non è neanche così stupido, perché bianco e nero il cane comunque era veramente interessante, perché aveva due evoluzioni, quindi comunque aveva anche le stesse interessanti, potevi portare avanti, quindi bisogna vedere poi come vorranno sviluppare. Guarda, una domanda tecnica, cosa ne pensi del cambio di gestione del menu battaglia? Allora, il cambio di gestione di menu a battaglia in realtà è un menu davvero semplice, mi piacciono molto le icone della corsa dei piedini, la bag, il fight, diciamo, ecco, anche l'uso di questi colori accesi sicuramente aiuta di più. Certo che dopo però l'uso per due anni di fila su X e Y, Rubino e Zaffiro, sicuramente dovrai un po' ricordare i tasti, perché adesso sono solamente a miscliccare male al primo fight. Però ecco, forse il tastone gigante fight ti aiuterà a non essere così marva come uno vuole essere. Direi che tra l'altro è bello l'arrangiamento, sì, anche delle musiche, della Battle Team. Beh, diciamo comunque che la Nintendo non ha mai fallito, secondo me. Attenzione, parte con Libra, quindi già le cinquine volano il nostro Poplio. Ti dice anche Effective. Sì, Effective, che è... Cioè, che una mossa che fa danno. Quindi pensi che Ruggito, per esempio, perché non ce l'ha. Ruggito non ce l'ha. Beh, penso che è bello, però, punto... le informazioni su accanto alla cosa. Quello sicuramente aiuta anche ancora di più i novellini, diciamo. I neofiti, comunque... certo. I neofiti del gioco, la nuova utenza che magari non ha mai toccato Pokémon. Beh, per ora il gioco, insomma, ci stanno facendo veramente poco. Abbiamo visto che c'è un Lady. Vorrei fare... Partiamo con le scommesse. Secondo voi... con che attacco parte? Secondo me pistola 100%. Lui, oddio ragazzi, vedendolo così, secondo me è pistola, perché anche in questa generazione partiamo già con il loro tipo. Secondo me Libra pistolacqua lì allo stesso impara Ruggito, perché non lo voglio dare su. Tanto attenzione, c'è un... dicono le informazioni, vabbè. Ecco, ci vanno a vedere. Sì, vabbè, le solite informazioni, sì. Insomma. Mentre attendiamo la mossa, cosa pensi del contrasto cielo, questo arancione con l'erba? La palette di colori, tu, da grafico, cosa ne pensi? Penso che se attenzione, si trovano in questo momento, insomma, attenzione. Vuol dire che per farti capire che è un certo momento della giornata, no? Sì, sicuramente, no, è pomeriggio. Sicuramente, esatto, non albergio la sera, pomeriggio, funziona. Il contrasto esisterà sempre, però sicuramente sarà anche interessante vederlo col mare, come andrà ragionando sull'acqua. Per ora la grafica in battaglia mi sembra uguale a quella di XY, non vedo miglioramenti grafici. Forse le ombre? Forse le ombre sì, diciamo, però ecco, sono anche rimasti, diciamo, hanno reso il personaggio più umano, cioè sono usciti dal discorso del Super Deformed, però lo stile grafico è rimasto lo stesso. Per ora abbiamo questo, dobbiamo vedere anche nei giochi futuri, perché comunque Pokémon dovrà evolversi per tante cose, perché no? Io sarei molto contento di giocare col VR su Pokémon, devo essere sincero. Mazza. Ricordiamo che poi non è neanche l'unico titolone di Pokémon che ha atteso. Guardate Lediba quanto è scarso, l'attacco azione ha fatto nulla. Catturiamolo per il Pokédex. L'ha catturato. E ricordiamo il Pokédex con Rotom all'interno. Bellissimo. Quindi sì. È un Pokémon già preso, sostanzialmente. Però non puoi usarlo, perché è all'interno del Pokédex, sennò poi non ti funziona, no? Giusto. Ah, anche l'iconcina della Pokéball è diversa. Sì, è lievemente più dettagliata in realtà, hanno aumentato i dettagli, punti di luce, punti di ombra, però... E si sa di livello. Si è salito di livello. Il tuo pompa all'allo 7, attendo, non è vero mai. Oh, l'aumento... Ah, le stanze sono anche dei colori, interessante questo, interessante. Sempre non bisogna per aiutare Lediba, i novellini. Vediamo un po' come viene andato Lediba. Molto carino, molto carino. Carino, pure carino registrato. Pokémon registrato. Questo non le sai, un po' tipo le salette di Rotom là sotto. Sì, bisognerà vedere poi quello come funzionerà. Sicuramente Rotom, col fatto che interagisce con te anche verbalmente, sarà colui che ti farà un minimo di tutorial anche nel futuro. È molto probabile. Comunque. Ragazzi, ci chiedono se secondo voi ci sarà qualche poi interazione
con un Pokémon eventualmente su NX o con Pokémon Go. Ma con tra questo titolo e Pokémon Go? Sì. Eventualmente con un Pokémon su NX. Allora, Pokémon su NX non possiamo sapere nulla in realtà, però l'avvento della Pokébanca fa sì che in realtà tutti i giochi sono collegati. Su Pokémon GO sono abbastanza fiducioso perché secondo me Pokémon GO, se non sarà per questo, sarà per un futuro remastered o per un continuo. E personalmente io Pokémon GO lo vedo come l'evoluzione del contapassi di Earth Gold e Soul Silver, sì. Tutte le informazioni, il verso, il peso, le zampine, tutte cose carine. Okay. E lì c'è una Pokéball, lì andrà a prendere, non è dentro c'è una Pokéball. Attenzione, un altro Pokéball, il Panda, lo so. Alti. Lo sai, il Panda, sicuramente. Vediamo un po'. Oh, no, no, un nuovo è il Pokémon più brutto della storia. Jungo. In realtà sembra una donnola, cosa sembra? Sì, è una donnola, un è brutto forte, questo è orribile. Non mi piace vedere. No, più che altro perché non è un Pokémon che ti aspetta nell'erba alta di base, è davvero cattivo. No, però, ecco, però è quel puccioso carino, è come un Bidoof, no? Io sono curioso di vedere l'evoluzione che sicuramente ci sarà di questo nuovo. Perché se è così già dall'inizio. Attualmente dicono è così carino. Secondo me imparerà Sgranocchio e Morso, sono abbastanza sicuro. Ah, sì, sì. Però vediamo che è una. Azione. La dona 5 da fortissima. Catturalo forte. Hai solo 10. Beh, anche il numero di Pokéball comunque se hanno a disposizione è realmente aumentato rispetto alle vecchie giornate. Prima ne avevi 5 e te dovevano pure andare bene. Qua 10 poi per dire ciao. È stato preso. Dunque, sperate un nuovo Pokémon. È una mangusta. Adesso siamo a 6 Pokémon. Quanto è bello. Però c'è un buffering. Perché Rotom si è infilato nel Twitch. Nel Twitch. Nel Twitch c'è Rotom. E sì. È molto bello. Cioè, in realtà anche cercare di aggiornare il design stesso. Ma c'è stato un misunderstanding. Noi questo siamo a 6 Pokémon della nuova generazione. 6, no, sono 5. No, sono 8. Ho esclusi leggendari, 8. Comunque, per ora un giudizio tra questi 8? Il livello è aumentato rispetto alla sesta generazione oppure siamo sempre ancora lì? Presto per dirlo. Ho visto, solo 8 Pokémon, di cui 2 leggendari, quindi non posso dare un giudizio. Io sono stato comunque molto soddisfatto di questa generazione. Guardate i paesaggi. Sì, questo per far vedere che comunque il mondo non è istanziato. Ci fanno vedere comunque anche molto questi background, per farti capire anche la distanza, no? Per darti una percezione vera del dove ti trovi rispetto al resto. Che su XY c'era, ma era davvero minimo. Ecco. Cosa. Attenzione! Attenzione, ti avverte quando stai. Ti avverte quando c'è una sfida. Quando c'è un. È impossibile. Non sono statici, è buona come cosa. Sì, sì, sì. Della serie Ehi! C'è qualcosa che si muove, non è un Pokémon. Sì, magari per ogni allenatore diverso hanno anche un moveset diverso di sfida che stanno soltanto. Vediamo un attimo quello Pokéball che succede. Per ora intanto vediamo comunque che l'allenatore non è statico, ma ha una sua animazione. Bello. Questa è già tanto. Molto interessante. Molto badass. Penso che sia la solita pupa, sì, però vedete anche come hanno cambiato comunque la cromia, cioè ci fanno sentire proprio a casa nella UI. È una cosa molto interessante. Però se ce la fate combattere sono anche contento. Perché vorrei vedere un attimino anche le illustrazioni. Tra l'altro lui la guarda proprio. La guarda? Attenzione, volevi! Anche il punto esclamativo tutto. Sì. Vediamo un nuovo Pokémon. Come si chiama lei? Ok, molto carino. Lost Hudry. Non è Pupa. Non è una Caterpie. Dai, però. Si va di Butterfree Instant. Prima palestra Butterfree, anche se non è Brock. Vai con idropompa, vai con pistol d'acqua. Sì. Bellissimo pistol d'acqua. Ok, quindi comunque dei Pokémon, diciamo, già sepecenti, abbiamo visto un Meo, abbiamo visto un Rotom, perché nel Pokédex abbiamo visto un Caterpie, e carta abbiamo un Ledyba. Quindi per ora, tranne Meo, non ho visto nessun Pokémon che mi interessa, ad essere sincero. No, Meo è un Pokémon interessante perché da quando gli misero l'abilità tecnico, comunque è un Pokémon di base, ha delle mosse che fanno tecnico
se la mossa fa da 5 a 60 danni, il danno è aumentato del 50%, quindi morso comunque farebbe 90 danni, che non sembra una sciocchezza, ma morso prenderebbe a fare più di sgranocchio. Che non è, insomma, la cosa... Sicuramente io ha fatto una bruttissima fine, una morte bruttissima. La sorellina qui era molto legata. Mi spiace. Hai perso male. I soliti pochi dollari, dacci big money. C'è una È molto carino anche il fatto che poi l'allenatore è tipo scontento, no, dopo aver sconfitto. Che c'era già, però non era così evidente. Sì, così evidente. Comunque è interessante anche la scelta che Nintendo ha adoperato di mettere come starter Poplio, diciamo... Oh, i cartelli mi piacciono. In vista anche del fatto che... Vedi, sì, ogni personaggio ha un moveset diverso. Cioè, abbiamo ogni allenatore. Questo è un bambinotto. Please, battermi! Nuovo Pokémon? Press Cooler, è proprio il bambinetto. Ma sempre gli stessi, no? Vabbè, ho capito, nella prima zona non è che beccavi l'allenatore con Mega Blastato. Peccato. Vabbè, peccato. Cioè, intanto comunque devo trovare un nuovo Pokémon. Secondo me questo Pokémon comunque sarà abbastanza... Probabilmente è lui il rattata di questa generazione. Comunque, tornando un attimo al discorso, cerco di fare bene. È interessante anche come Nintendo abbia deciso di mettere come starter proprio Poplio, che diciamo precedentemente quando fu annunciato molto amato dal pubblico. Può essere magari l'abbiano messo anche apposta a rappresentare. Ma sì, perché diciamo, è stato quello più, non so, preso anche in giro. È stato un po' l'Oshawott della situazione, però nessuno ha mai parlato male dell'ultima evoluzione di Oshawott, quindi vediamo un attimino. Io spero vivamente che questo Remarino non sia come gli altri suoi compari. È bellissimo, è proprio il Rosic è stato potente. Non sia come gli altri suoi compari, sì, il Dugong e compagnia bella le foche e i leoni marini, il leone marino di Rubino e Zaffiro, non sia anche lui all'ultimo stadio ghiaccio acqua, perché farebbe un po' rodere. Attenzione! È bellissimo! Questo è veramente bellissimo. Bello, è veramente bello. Piggyback. Lo voglio subito, ragazzi, è un picchio, infatti. Imparerà per Forbecco sicuro. Picchiarello. Infatti, bellissimo. Ma io lo voglio instant, lo voglio adesso. Farò una fanart appena torno a casa. Ma è bellissimo. Guardate anche la scelta dei colori per il contrasto cromatico di fare l'iride celeste e non farlo bianco. Queste sono le scelte che io ho sempre amato da parte della Nintendo. Boh, beccata, bam. Forse sarà ora di curarlo, proprio. Ma chi mi ha messo a lanciare la Pokéball e abbassa la paura? Secondo me muore. Pound perché lo vuole catturare. Secondo me muore. Pound ha fatto meno danni di pistola d'acqua facendo lo stesso danno? Perché non è del tipo... È un genio. Esatto. Grande figura in diretta, spettacolare. Perché pistola d'acqua, perché come tutti sappiamo, però le mosse continuano il tipo del Pokémon vanno 50% dei danni in più, per la cosa si chiama stabba. Diciamo che in generale i giocatori nei palchi E3 sono sempre abbastanza scadenti. Sì, probabilmente questa era una domanda. Quella di Minecraft era tipo emozionatissima. Preso. Però l'ha preso. Preso, dai. Sono contento. Che poi ho un picchio. L'unico Pokémon puoi prendere all'inizio, quello volante. Facendo morire soltanto lo starter per prendere questa cosa. E attenzione, è salito pure di livello lei. Oh, livello 4. Perché ricordiamo che da X e Y hanno messo anche che se tu catturi un Pokémon comunque prendi esperienza. Quasi 2 livelli, È una cosa molto buona alla fine. Bellissimo. Sì, anche perché penso che si spreca molto. Attenzione, due stadi evolutivi. Allora... Per ora, dopo l'Itten, è il mio preferito. Prendila, Pokéball! Prendila! Questo è un gran pollo, questo. Io vorrei... Un'altra volta sto io. No, perché lo vuole già Shiny, quindi lo sta cambiando malissimo. Io farei fuga. Io scapperei, Sì, vabbè, i due gli hanno detto... Intanto lei, comunque, ha fatto quasi 5. Cioè, sì, no, dicevamo prima... Bello. Ecco, per esempio, qui però vedo già un bughetto. Se tu prendi il Pokémon volante, ti becchi già 2 volanti di base.
Perché lei ti batti di volante, viene la prima palestra com'è? La prima palestra è sicuramente poi la Mondipos France. Ah. Chi è stato? Allora, che è Nintendo. Caccia il Rotom fuori dalla diretta, per favore. Il Rotom purtroppo. Rotom. O lo yokai, visti te. Lo yokai. Eccoli. I bambini che corrono moltissimo. Se io scommetto, che ne so, 100 Pokédollari e questo è il campione della Lega. C'ha proprio la faccia di io sono il campione. Come at me bravo proprio. C'è la faccia da campione. Sì, però dovremmo che vedere. È lui, però poi... dovremmo vedere. Ala! È il capo villaggio. Pokemon. È il capo villaggio. Arto è il capo palestra. Quello è il capo villaggio. Litten è il tuo rivale. Che mi piace però, perché è più friendly del tipo con blu, motherfucker rock, io volevo spaccare fortissima la faccia. Aspetta, un momento, ma... può essere che Pagorto c'è un rivale stupido? Che abbiamo preso il Pokémon d'acqua e l'ha preso quello di fuoco? Però magari è l'assistente questa qui che ha preso... L'assistente, ricordiamo, sta col professore per dei motivi personali e il professore c'ha gli addominali scolpiti però. È l'unico professore che non ha la camicia. Una borsa con una Pokéball disegnata, o sbaglio? Sì, sì. Ma ti sbaglio scusa niente, io. Le Pokéball sono elementi non mai visti su Poi. Come il nostro amico Giulia Acci di Game Legends, che è sempre sul pezzo. Anche Gigi. Best move against bla bla bla. Sembra un evento speciale relegato a una battaglia Pokémon, non si è capito bene. Forse la prima quest del gioco è questa. Ah, ecco, ma è fantastico che tu ci hanno la possibilità di curarti i Pokémon. Tutti i danni te lo sai fa. Io voglio fare l'apprendistato al centro Pokémon. Imparare i Pokémon da solo. Un medico Pokémon. Aiuti di porta battle. Let's battle. Ma io non direi di essere pronto. Visto i Pokémon che stanno mezzi morti, non mi ci butterei lì sulla battaglia così. In diretta mondiale. Yes, vai da. Vai, facci vedere una battaglia pesante. Vabbè. Let's begin. Xenom, intanto abbiamo novità dalla chat. Aspettiamo il ritorno della regia. È stata una battaglia talmente tanto potente che non l'abbiamo fatta. L'unico professore che non è vecchio. Dal social dicono che è l'unico professore che non è vecchio. Giustamente. In realtà neanche il professor B, no, B, quello lì di Yoto era vecchio, perché lui era il signore di mezza età, un po' come lui, semplicemente era nerd, quindi c'ha il fisico. Dice, questo è un figo. Questo è più figo perché c'è il ficicaccio, guarda, è storia. È il motivo per cui... Ma quindi questo è il rivale? Questo è il rivale che fanno la battaglia nel... Dunque, la tua osservazione è giusta, è la prima volta, penso, che il tuo avversario non prende la Nemesis, diciamo, del tuo Pokémon Sì, starter. Però dipende da... infatti. Perché in realtà, no, vabbè, c'è stato il gioco che cos'era, bianco e nero, uguale che ce n'erano tre di personaggi, quindi comunque... Gli altri due prendevano, cioè gli altri amici prendevano l'altro, cioè quello con la Nemesis e quello lì normale. Quindi. Vediamo un po' se qui lui ha Litten davvero, poi ce n'ha due perché lui è quello figo, no? Cioè i super sopracciglioni. Pichu. Beh, lui già Pichu. Ah, iniziamo con Pichu. Quindi un altro Pokémon della vecchia generazione. Stranamente c'è il Pokémon Elettro. Quello è, intanto Poplio non l'ha messo a posto, sì. Eh? Dico, intanto Poppio è resuscitato. Sì, perché no, l'ha curato il professore. Ah, ok, sì, me l'ho perso allora un passaggio. Lucido perché si sa che Pichu è un Pokémon e fa dei danni. Ah no, colpo gola. Gli sta a facare la difesa. Il famosissimo danno fisico di Pichu. Queste persone che hanno giocato sicuramente. Di nuovo. Ma perché? Non ha capito che... Ah no, però vedi, ti dice le stats, dice quanto hai diminuito le stats durante il fight. Questa quella è una cosa molto importante, Chissà poi se è online. Sicuramente. Questa cosa, ragazzi, mi piace molto, è che molte volte si può perdere anche il conto durante il competitivo, perché quando si può concentrare tanto e può succedere a volte ti travare il cervello, perché poi ho visto tanti ragazzi farlo, e questo sicuramente potrà aiutare tanto i videogiocatori. Certo che se smettessi di fare ruggito su un Pokémon e fa attacchi tipo speciale, hai fatto morire lo starter di tipo acqua, bravo, mo chi metti? Ladybug è su... Ah no, cioè... Ma via le emozioni! Però questo è citare, non si possono usare le emozioni. Lei mi insegna che effettivamente... Pichu, Charm! Charm è una mossa a questi livelli... Sì, sì. Utilissima. Però a noi ci vede niente, che abbiamo visto l'acqua, quindi no. È pure colpo coda. Vabbè, comunque, già...
Avere comunque la mossa e condividerti a quel livello è fondamentale come cosa. Poi non ricordo se Pichu insieme a altri Pokémon baby condivide il fatto che sia tipo normale. C'era questa cosa che alcuni erano sotto forma della generazione di argento, dici? No, però per esempio Azzurri è di tipo normale acqua, non è di tipo acqua puro. O è di tipo normale basta. Tanto proprio ho imparato una nuova tecnica. Adesso vediamo cos'è l'Hitend, quindi sì, lui prende il tipo fuoco. Perché proprio ha imparato cosa? Vediamo un po'. Vedi, per esempio, ci ha fatto venire l'attacco di 2 e la difesa di 2. È molto, molto figa come cosa. Disarming Voice. È tipo folletto, attenzione. Tipo folletto, quindi potrebbe essere folletto acqua. Però not very effective. Sì, perché naturalmente, non è molto, sì, perché naturalmente il folletto è poco efficace contro il tipo fuoco. Insomma, diciamo, ecco, il gioco è stato facilitato. È ancora più friendly user, diciamo. Beh, noi, sì, diciamo che noi ci siamo trovati in un momento all'inizio di Pokémon dove imparare le mosse, appena ci giocavi non sapevi che mosse erano. Cioè, quando per sbaglio imparavi giorno paga a Mewtwo perché c'era l'MN giorno paga e tu non avevi Mew perché non c'eri nel gioco, non sapevi quanti anni faceva niente e imparavi a Mewtwo giorno paga. Cioè, tipo, il giorno paga più forte da... Io c'avevo Mewtwo giorno paga, ecco perché ti sto raccontando questa cosa. Non è un aneddoto a caso. One shot, no! Quasi one shot. Chi? Lei è un nostro amico della chat ci chiede se il nostro Marva ha portato intanto dei fazzoletti per mentre visiona la di Pokémon. Io, beh, perché la telecamera arriva fino a qua. No, diciamo che le lacrime non mi sono ancora venute, però i feeling sono reali. Se mi dici chi è, poi lo saluto anche. Zeyer 93. Bella. Another Great Battle di Sierra. Ma chi è? Luigi e Mario. Mamma mia. Quello è un battle di Sierra. Tappucacu liked it. Mamma mia. Che è il fratello di Uga Uga. Ecco perché torna Crash sul... Vedi tutte cose su Nintendo. Crash. Crash? Scatole? No, la rottura. Il crash proprio. Non abbiamo detto niente, eh? Quindi. Oh, che crash, oh, grandi sorprese. Perfetto. Sì, stanno dicendo che se poi usi la Pokéball e la rompi, poi il Pokémon esce. Diciamo, ecco, stanno spiegando come al solito le tipiche cose di Pokémon che... Stanno dicendo, sì, comunque prima diciamo tutto il fatto di migliorare l'approccio per i nuovi giocatori, perché naturalmente Pokémon per diversi anni è stato un gioco dedicato forse a un pubblico sempre troppo vecchio, non ha mai strizzato l'occhio ai nuovi giocatori. Con questo titolo hanno voluto far sì, comunque, come abbiamo visto, che ci sono che strizzano l'occhio un po' tutti. Forse anche per istruire... Oh, attenzione! Battle Royale! Mai visto? Che è un minigioco oppure proprio una modalità di lotta? Ora ci creeranno sicuramente le regole. Vediamo. Sarà una sorta di co-op tag. Questa modalità strizza l'occhio agli ultimi due di Kirby, eh? Non so perché, ma ho la vaga idea che sia così. L'arena mi piace intanto. Sì. Quattro giocatori, ogni giocatore sceglie tre Pokémon e combatte con quelli. Tutti contro tutti. Però credo che puoi direzionare gli attacchi. Vediamo un po' com'è. Abbiamo Pikachu, abbiamo Rowlet, vabbè, metteranno... Sì, proprio. Sì, certo. Abbiamo i soliti. Diciamo il Pikachu era abbastanza palese che sarebbe stato presente nel gioco, essendo la mascotte. Sì. Sai com'è? Considerando che Pikachu è l'unico gioco che parla come il cartone animato. Battuta start, vediamo un po' come vediamo funziona. Come funziona questa nuova modalità. Allora, c'è intanto il tempo, sì, il si tempo può notare anche... per i match. E quindi puoi scegliere chi attaccare. Beh, in realtà questa modalità si poteva già fare, però non era proprio presente. Se tu facevi il 2v2, tu c'era già effettivamente che la portava avanti, però potevi attaccare anche il tuo compagno. Invece qui è proprio uno contro tutti, diciamo, hanno attenzione, voluto proprio mettere questa modalità. Comunicazione in corso, quindi mi sa che bisogna giocarsi, cioè ci si gioca, diciamo, online tra... Beh, sì. No, credo sia proprio il... La domanda che mi pongo io, dov'è il criterio di timing, ossia perché chi comincia prima? Cioè non c'è il Pokémon più veloce attacca per primo, come sempre. Ah, così semplicemente? Esattamente. Quindi anche Pokémon veloci saranno vitali, a mio avviso, in questa... Però di media Pokémon velocità non vuol dire resistenza. Ok.
velocità vuol dire danni alti, non altissimi, dipende dai Pokémon. Per esempio Greninja sappiamo tutti che grazie alla sua grande velocità e alla sua hidden power che permette di cambiare tipo in base alla mossa che usa, è un Pokémon naturalmente molto molto forte, però non è famoso per le sue difese Greninja, quindi... Un'altra domanda sempre per te Marva, ad esempio un Pokémon d'acqua sì. Che fa surf, prende tutti. Bisognerebbe vedere in questo caso, bisognerebbe vedere perché non è detto, potrebbe anche essere come è sempre stato Terremoto, bisogna vedere come le mosse Ranger, bisogna vedere anche se quel tipo di mosse non saranno utilizzabili in questo formato, perché forse sembra una cosa molto casual, però cioè non un formato troppo competitivo, proprio per la possibilità di attaccare un po' tutti, no? Sì. Ma Twitch dicono che questa modalità si chiamerà Super Smash Pokémon Melee. Sì, e Gianzo sarà più forte. No, non lo so, però comunque sia mi sembra una modalità molto cacciarona. Non ti è piaciuta? Sei molto perplesso. Ma ti no, dico in realtà penso sia una bella modalità e io penso quello che hai detto prima sul il fatto che ora è diventato molto più non user friendly, però adatto a un pubblico che magari non è abituato a portare un gioco avanti per molto. Invece con queste informazioni magari un ragazzino, comunque un neofita è più portato a sviluppare le abilità nell'essere sono d'accordo. Poi ecco, secondo me questa modalità è stata fatta apposta perché negli ultimi due anni proprio ne ho visti molti di battaglie online del genere che appunto si faceva 2v2 ma poi erano, cioè vinceva in realtà anche se vinceva la coppia, ma poi si dava il premio a chi vince da solo. Quindi secondo me hanno messo questa modalità appunto perché effettivamente era una delle poche modalità che mancava. Abbiamo visto partendo dall'1v1, il 2v2, l'1v1 con tre Pokémon che girano, abbiamo visto le battaglie aeree. Diciamo, secondo me aggiungere un qualcosa che comunque è anche richiesto in questo momento è la cosa migliore da fare. Assolutamente. Sì, siamo sicuramente d'accordo con quello che sta dicendo Minasan. Sì, sì. Bella la camicia. La camicia è stupenda. Perché è luna, l'altro penso ci abbia qualcosa inerente al sole, no, ma non c'era. No. Ah, no. Lui sta dicendo appunto che è la prima volta che prende una logica azione di Pokémon, quindi si sta comunque dando da fare per farci tirarci il miglior gioco possibile. Tanto l'altro ha parlato tipo zero. Sì, ma penso sia tipo un beta tester. Sì. C'è la faccia di io so qua. Sì. Ma lui è beta tester di colli, però, perché non ci vedo quel colle il suo. Potrebbe sì. Beh, anche il naso. Adesso si parla di Zelda, ritorna a parlare probabilmente di Legend Zelda. Va bene, comunque ragazzi, è una bella presentazione anche questa. Sì, prima volta che... sì.